Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Luculus Games su YouTube e su Twitch e oggi parliamo di allenamenti individuali. Abbiamo iniziato questa rubrica sugli allenamenti qualche settimana fa parlando di sessioni di allenamento in generale, abbiamo visto come aggiungere durante la settimana le sessioni di allenamento per migliorare le statistiche dei calciatori. Poi abbiamo visto come fare il tutoraggio, ovvero migliorare l'intesa e far apprendere alcune skill ai vari calciatori con questa modalità di allenamento, però ci mancava la possibilità di lavorare sul singolo giocatore per migliorare statistiche, ma anche far apprendere nuove abilità. Vediamo come si fa. Per lavorare sui singoli calciatori basta andare in allenamento e poi su individuale. Questa è la schermata che ci interessa. Sulla sinistra abbiamo la possibilità di scorrere tutti i calciatori che stanno nella prima squadra e sulla parte destra possiamo chiaramente andare a lavorare non solo sul miglioramento delle singole statistiche, ovvero quelle che vanno da 1 a 20, ma possiamo anche aggiungere quelle che sono le skill, quelle che il gioco chiama caratteristiche giocatore, che non sono altro appunto che dei perk. Possiamo non solo aggiungere queste caratteristiche, ma possiamo anche toglierle se magari non ci piacciono quelle che appunto sono già in possesso dei calciatori quando li andiamo a comprare. La prima cosa che dobbiamo stabilire per ogni singolo calciatore è il ruolo in cui si deve specializzare. Chiaramente questo è un frutto di un compromesso tra quelle che sono le statistiche di base del calciatore, quindi dove potrebbe effettivamente andare a giocare, e chiaramente però anche il ruolo che ci serve in base alla tattica che utilizziamo, il che è più semplice quando abbiamo una sola tattica da utilizzare durante l'arco della stagione, è un po' più complicato se utilizziamo un po' più tattiche durante l'arco della stagione, in quel caso cercheremo insomma di specializzarlo nel ruolo che utilizziamo di più in base alle varie tattiche. Perché parlavo però anche di statistiche di base di un calciatore? Perché è chiaro che io non posso far diventare un portiere una punta, però posso sicuramente all'interno dello stesso reparto cercare di specializzare un giocatore in un ruolo piuttosto che in un altro. Ad esempio, potrei far diventare un difensore centrale un difensore che imposta, però il difensore che imposta chiaramente ha delle statistiche più importanti di altre che se non possiede non può fare il difensore che imposta, perché altrimenti farebbe danni. Prendiamo ad esempio Christophe Herel. Perché questo calciatore non può diventare un difensore che imposta, anche se a me magari servirebbe il difensore che imposta? Perché un difensore che imposta ha bisogno di controllo palla, ha bisogno di passaggi e ha bisogno di visioni di gioco molto alti. Qui invece i valori sono molto bassi, quindi potrei anche provare a farlo diventare un difensore che imposta, ma non diventerebbe mai un difensore che imposta. In questo caso per due motivi. Uno, perché è già un giocatore maturo, ha già 28 anni, quindi non ha più la possibilità di migliorare drasticamente le sue statistiche. Un giocatore migliora le sue statistiche nell'arco dei primi 23 anni, poi dopo chiaramente non migliorerà più, al massimo potrà spostare un punticino da una parte piuttosto che un'altra grazie all'allenamento continuo di determinate statistiche piuttosto che altre. Quindi quello che va assolutamente preso in considerazione è chiaramente le statistiche di base del giocatore, il ruolo che ci serve, ma anche l'età, perché ci permette chiaramente di capire se possiamo lavorare su quel giocatore o meno. Andiamo su un altro calciatore, Nathan Nandez, ha 25 anni, quindi non si può più cercare di modificarlo drasticamente, però possiamo capire dove magari farlo allenare nell'arco del centrocampo. Esistono tanti tipi di centrocampisti, esistono i palleggiatori come i registi, esistono i giocatori di movimento come il giocatore CCQ, la mezzala, il secondo mediano. Dobbiamo decidere dove mettere Nathan Nandez. Nathan Nandez ha accelerazione, velocità e resistenza piuttosto buone, ha anche movimenti senza palla, anche finalizzazione e contrasti. Questo ci fa capire che potrebbe diventare benissimo un centrocampista di quantità o una mezzala. In questo caso siamo noi a decidere se può diventare un CCQ o una mezzala a seconda chiaramente del ruolo che ci serve nella nostra tattica. Come si fa a capire quali sono le statistiche più importanti di un calciatore? Beh, chiaramente quello ce lo dice anche un po' il gioco, ce lo fa capire quando noi andiamo in tattiche e andiamo chiaramente a selezionare un determinato ruolo. Qui in basso al centro il gioco ci dice guarda che sono importanti i contrasti, i passaggi, impegno, gioco di squadra. Poi sono secondariamente importanti quelle in blu, ovvero controllo palla, tecnica, visione e compagnia bella. Quindi il gioco ci dà già una mano per capire dove potremmo mettere un giocatore piuttosto che un altro. Torniamo a Nathan Nandez e cerchiamo di capire in che ruoli potrebbe essere specializzato questo calciatore. Qui dove c'è scritto posizione, ruolo e compito, se ci clicchiamo si apre un piccolo menu. Dopodiché ci sono varie possibilità, vari ruoli in cui potrebbe essere messo il calciatore, però ci sono a fianco anche dei cerchietti che ci fanno capire se stiamo prendendo la scelta giusta o quella sbagliata. I cerchietti rossi ci indicano la posizione in cui il giocatore difficilmente potrà rendere bene, perché in base alle statistiche che ha a disposizione non è adeguato per svolgere quella mansione. Quelle in cui invece il cerchietto è verde ma non verde chiaro sono quelle in cui potrebbe andare anche bene ma non renderebbe benissimo, mentre dove sta
la corrispondenza del cerchietto verde fluorescente, il gioco ci indica: guarda, stai prendendo la scelta giusta, in quella posizione del campo potrebbe fare la differenza Nathan Nandez. Chiaramente non dobbiamo prendere per oro colato questi cerchietti, sono solo indicativi, non sono valori assoluti. Per capire o meno se un calciatore può fare una determinata posizione, bisogna sempre ragionare sulle singole statistiche. Ad esempio, Nathan Nandez, ci dice il gioco, potrebbe anche fare centrocampista di destra, in generale, e se noi poi andiamo a scegliere la specifica posizione sulla destra, esiste l'ala che pressa, l'ala, il centrocampista laterale, e l'ala invertita e il regista largo. Il problema qual è? Che per i primi tre ruoli, ovvero ala che pressa, ala e centrocampista laterale, avremo comunque a che fare con un giocatore un po' lento, perché 13 in accezione e 12 in velocità sono valori che vanno bene per un giocatore che gioca nella parte centrale del campo, non nella parte laterale. Perché l'ala invertita non va bene in questo caso? Perché l'ala invertita ha bisogno di dribbling, è un giocatore che va a saltare l'uomo, che va ad accentrarsi, e chiaramente Nathan Nandez ha solamente 11 in dribbling, quindi è troppo poco. Come regista largo nemmeno siamo d'accordo. Perché? Perché la visione di gioco di Nathan Nandez è troppo bassa. Ora, come faccio a dire queste cose? Se noi andiamo qui ed effettivamente diciamo centrocampista laterale destro e ala invertita magari di supporto, il gioco ci indicherà quelle che sono le statistiche più utili per fare questo determinato ruolo del giocatore, e vedete che il dribbling è selezionato tra le statistiche più importanti ed è pari a 11. Però ora i valori sufficienti sono intorno al 12-13, quindi nel momento in cui una statistica è importante per un determinato ruolo e questo valore è sotto il 12, automaticamente bisogna lavorare per forza su quella statistica per migliorarla, perché altrimenti quel giocatore avrà difficoltà in quel determinato ruolo. Però abbiamo detto che Nathan Nandez ha già 25 anni, quindi difficilmente potrà migliorare le statistiche, e quindi abbiamo a che fare con dribbling troppo basso, visione di gioco troppo bassa, quindi automaticamente io sconsiglio di mettere Nathan Nandez come ala invertita. Proviamo come centrocampista centrale. Il gioco ci dice: guarda, Lukulus potrebbe fare centrocampista di qualità di supporto. Clicchiamo su centrocampista di qualità di supporto. Come vedete, avendo selezionato centrocampista di quantità in supporto, sono cambiate completamente le statistiche utili, quelle appunto in verde. In questo caso c'è una sola statistica sotto la sufficienza, e sarebbe il dribbling. Però è anche vero che il gioco alle volte esagera sul peso di alcune statistiche. Questa è una cosa che potete capire semplicemente con l'esperienza, ma ripeto, faremo un video più in là dove vi indicherò le statistiche più importanti ruolo per ruolo. Il dribbling è una statistica opzionale in realtà per il centrocampista di quantità. Perché? Perché il centrocampista di quantità è una via di mezzo tra un centrocampista di intensità e un centrocampista tecnico. È un giocatore che si muove box to box, è un giocatore che va a recuperare il pallone e poi fa ripartire l'azione. Può farla ripartire lui stesso, a differenza dell'incontrista che quando recupera il pallone poi lo passa. Il centrocampista di qualità può andare avanti prima di passarlo, però se trova qualcuno comunque sulla tre quarti che è posizionato meglio di lui, tendenzialmente gliela passa. Quindi il dribbling in realtà appunto è opzionale, non gli serve. Nel momento in cui abbiamo stabilito chiaramente un ruolo specifico per il singolo calciatore in base alle sue statistiche, avendoci ragionato su, in base chiaramente al ruolo che ci serve, in base all'età, perché ripeto, se un giocatore comunque è sotto i 23 anni e gli mancano qualche statistica per imparare a fare un determinato ruolo, non è un grosso problema, perché potrebbe comunque migliorare in quelle mancanze grazie all'allenamento generale, oltre che a quello individuale. Ma noi possiamo forzare questa cosa, soprattutto con i giocatori giovani, perché possiamo utilizzare il focus aggiuntivo. Il focus aggiuntivo ci permette di lavorare soprattutto su due o tre statistiche in particolare, oltre che chiaramente mantenere sempre l'allenamento su quelle in verdi, che sono tipiche del ruolo che abbiamo scelto. In questo caso io ho selezionato il tiro, ed è per questo che sono in blu, finalizzazione, tecnica e tiri da lontano, perché se noi andiamo su focus aggiuntivo, vedete che si apre questo menu, e se voi andate su tiro, il gioco vi dice: guarda, che verrà allenato proprio finalizzazione, tiri da lontano e tecnica. È sempre giusto e utile utilizzare il focus aggiuntivo? No, dipende chiaramente dall'età del giocatore. È chiaro che se avete a che fare con un trentenne, aggiungere il focus aggiuntivo sarà completamente inutile, perché un giocatore di 30 anni non ha più voglia di imparare, ma soprattutto è un giocatore che andrà perdendo le statistiche, non le andrà più migliorando. Viceversa, se avete a che fare con un giocatore sotto i 23 anni, utilizzare il focus aggiuntivo vi permetterà di aumentare chiaramente il valore di una determinata statistica o di un gruppo di statistiche, in questo caso, visto che selezionando il tiro alleniamo ben tre statistiche diverse, ovvero finalizzazione, tecnica e tiri da lontano. Un'altra cosa che bisogna capire è che il focus aggiuntivo lavora sempre su gruppi di statistiche, non su statistiche singole. Quindi ad esempio, se noi volessimo migliorare solamente l'aggressività non potremmo farlo, ma dobbiamo sempre lavorare su gruppi di statistiche. Ad esempio, su rapidità ci si allena in accelerazione e velocità. Se noi ci spostiamo su passaggi, alleneremo il calciatore soprattutto su visione di gioco, passaggi e tecnica. Da questo punto di vista non è cambiato tantissimo per quanto riguarda FM20 rispetto al 19, se non che in questo gruppo di focus aggiuntivi quest'anno ci sta anche il gioco aereo, che permette di allenare sul colpo di testa i calciatori,
L'anno scorso non era fattibile, voi sapete che il difensore centrale ha bisogno di un bel colpo di testa, molti giocatori, soprattutto in Germania, tipo Upamecano, ma anche altri calciatori tipo Nguyen, sono magari molto forti come difensori, però sono un po' scarsi nei colpi di testa. Appunto, allenando col focus aggiuntivo gioco aereo, migliorate proprio il colpo di testa di quei difensori. Mi raccomando, utilizzate il focus aggiuntivo per migliorare quelle statistiche che sono insufficienti, quindi che stanno intorno al 10, 11, massimo 12. Se andate a caricare l'allenamento di un calciatore con il focus aggiuntivo su statistiche che sono già intorno a 14-15, il calciatore si lamenterà del carico di lavoro. Quindi ad esempio, se scelgo Marco Rog come centrocampista di quantità in supporto, mi rendo conto che lui è debole in finalizzazione, posizione, freddezza, equilibrio e forza, darò chiaramente un focus aggiuntivo in una di queste statistiche, non mi sognerò di mettere un focus aggiuntivo che mi vada ad allenare ad esempio, che ne so, il gioco di squadra, perché il gioco di squadra è già 14. Ora, sappiamo che è debole in forza e magari in massima elevazione, cosa faccio? Metto il focus aggiuntivo in forza, che mi allena appunto la forza e la massima elevazione. Ha senso. Parliamo adesso di livello di intensità. In questo caso, chiaramente, se voi selezionate doppia intensità, cercate di far allenare maggiormente il calciatore, però state attenti che una maggiore intensità porta chiaramente a un maggior rischio di infortunio. Il rischio in questo caso di infortunio lo vedete sulla destra, in questo caso per questa settimana è normale, quindi doppia intensità può andare bene. Valutate però settimanalmente se il rischio aumenta e lo potete chiaramente notare andando in centro medico, dove vi viene detto sulla destra la rischiosità per quanto riguarda i singoli calciatori di farsi male. È chiaro che sul livello di intensità ci sono anche altri fattori che incidono. Ad esempio, in una settimana avete più partite, non ha senso tenere la doppia intensità. Oppure, l'età del giocatore. Se il giocatore è vecchio, è inutile mettergli la doppia intensità. Lasciate un'intensità normale. Se un giocatore viceversa è molto giovane, la doppia intensità cercherà, insomma, di forzare la sua crescita. Quindi in quel caso sarà importante tenere la doppia intensità. Ora, abbiamo visto come specializzare un calciatore in un determinato ruolo, abbiamo visto come aggiungere un focus aggiuntivo per cercare di limitare quelle che sono le sue mancanze, abbiamo visto che questo ha più effetto chiaramente per gli under 23, non ha più senso per gli over 28-29, adesso vediamo come aggiungere una specializzazione in più, o magari come toglierla, una specializzazione di un calciatore. E parliamo di Xadas, un giocatore che potrebbe giocare sia come trequartista centrale, sia come attaccante esterno sulla fascia, dice il gioco. Io non sono d'accordo perché per quanto mi riguarda un attaccante esterno o un'ala invertita che ha solo 12 in velocità potrebbe faticare un po' troppo, mentre come trequartista, avendo passaggi, tecnica, visione di gioco, dribbling, sicuramente potrebbe fare di più. Ora, il signor Xadas ha un sacco di skill. Prova spesso il passaggio decisivo, tiro dalla distanza, fai 1-2, prova finta e mossa sorpresa per superare l'avversario, e si accende dalla fascia destra, palla al piede. Questa per esempio a me non piace molto perché è più utile per un giocatore di fascia, ma io lo vorrei utilizzare soprattutto come giocatore centrale, quindi poi vi farò vedere anche magari come andarla a togliere. Voglio dargli però una skill sul tiro, perché ha sì il tiro dalla distanza, però ha anche una elevatissima tecnica, quindi potrebbe imparare il tiro piazzando la palla. Quindi proviamo a dargli questa skill. Andiamo su proponi caratteristica e dobbiamo scegliere chiaramente un elemento dello staff. In questo caso dobbiamo dargli una skill per quanto riguarda la finalizzazione, quindi una skill d'attacco. Sceglieremo un collaboratore tecnico, un preparatore che sia abile chiaramente in attacco. Come fare a sceglierlo? Beh, se voi andate su staff chiaramente e poi andate su preparatori, potete andare a valutare i singoli vostri elementi dello staff e andare a scegliere quello più adatto per quanto riguarda appunto l'attacco. Vedete che ognuno ha chiaramente delle statistiche, perché anche i preparatori come i giocatori hanno le statistiche. In questo caso ad esempio David ha attacco 14, potrebbe anche andare bene. Più è alto l'attacco, più è utile per utilizzarlo nell'allenamento di una skill per quanto riguarda la finalizzazione. Siccome Zivkovic ha addirittura 15 in attacco, utilizzerò soprattutto lui. Torniamo chiaramente nella schermata di prima, allenamento individuale. Torniamo su Xadas, andiamo su proponi caratteristiche, cerchiamo Zivkovic. E poi abbiamo 5 possibilità, perché ogni calciatore, a parte i portieri, può essere allenato in allenamenti di movimento, di passaggi, di finalizzazione, di difesa e tecnici. Chiaramente a noi ci interessa la finalizzazione, quindi clicchiamo su finalizzazione, dopodiché cerchiamo di insegnargli il tiro piazzando la palla. Come si fa? Chiaramente qua ci sono un elenco di possibili skill che possiamo aggiungere al nostro calciatore. Cerchiamo appunto, vorrei che insegnassi a Xadas a piazzarla con precisione nelle sette. Clicchiamo su questa. Il signor Zivkovic dice: ha già un gioco complesso Xadas e quindi non vedo come possa modificarlo aggiungendo un'ulteriore statistica. Quando un giocatore ha tante skill tendono a dirvi questo, voi chiaramente ve ne infischiate perché, ripeto, se la tecnica è alta può imparare quella tipologia di tiro e quindi noi diciamo riguardo cosa possa giovare o meno a questo calciatore è roba nostra, fatti gli affari tuoi, e clicchiamo quindi qua.
e a questo punto farò in modo che cominci subito a lavorarci, ma non credo che la cosa possa sfociare in un successo. Non vi preoccupate, perché ripeto, la tecnica è alta, sicuramente Xatas migliorerà e imparerà a tirare piazzando la palla. Vedete che adesso questa scritta è in verde. Quando è in verde e non è in bianco vuol dire che lui sta apprendendo una nuova skill. Quando invece questa scritta è in rosso vuol dire che voi state tentando di togliere una skill che è già un calciatore. E come si fa quindi a togliere una skill a un calciatore? Beh, ad esempio, Xatas, abbiamo detto, lo vogliamo utilizzare soprattutto come regista avanzato, non gli serve il si accende dalla fascia destra a palla al piede. Andiamo su proponi caratteristiche, scegliamo chiaramente un preparatore diverso, ad esempio Marunner, andiamo su allenamento di movimento e gli chiediamo di... vorrei che insegnassi a Xatas a smetterla di tagliare dentro dal lato destro così spesso come fa ora. Quindi clicchiamo qui, lui dirà... Si farebbe una brutta cosa, perché è una cosa utile, perché giustamente lui considera Xatas un possibile giocatore sulla fascia, ma noi gli diciamo al solito di farsi gli affari suoi. E vedete che adesso la scritta è in rosso, vuol dire che il signor Xatas tra qualche mese perderà questa skill. Ora, aggiungere una nuova skill, togliere una skill già acquisita, richiede chiaramente del tempo, ci vogliono chiaramente dei mesi. Nell'arco di un anno al massimo, per quella che è stata la mia esperienza su FM, è possibile aggiungere due skill, non di più, a un singolo calciatore, proprio perché ci vogliono veramente tanti, tanti mesi. Chiaramente per i portieri le cose funzionano in maniera simile, ma comunque diversa, perché il portiere è chiaramente un ruolo molto diverso rispetto agli altri che giocano il pallone con i piedi. Il portiere può essere un portiere libero, o può essere un portiere semplice di difesa. Un'altra cosa che si può fare però è il focus aggiuntivo, perché i portieri hanno dei focus a parte. Potete vedere che può essere allenato, vedete che c'è il POR, quindi può essere allenato in riflessi, intuito, concentrazione. Portiere tattica può essere allenato in posizione, comunicazione, decisioni e così via. Anche le caratteristiche funzionano in maniera diversa, perché se noi andiamo su proponi caratteristiche vedete che adesso è comparso Buzz, che è un preparatore dei portieri che non compare chiaramente quando selezioniamo altri giocatori che non sono portieri. In questo caso, come potete notare, non sono 5 le aree in cui si può agire, ma solamente 3, ovvero passaggi, finalizzazione e tecnico. Vi ho preparato un ulteriore schemino in cui ho individuato le skill più importanti ruolo per ruolo. Non ho preso tutti i 14.000 i ruoli che esistono su FM, ma sicuramente quelli più importanti e quelli più utilizzati. Abbiamo detto che l'apprendimento delle skill si suddivide in 5 aree, abbiamo l'area tecnica, finalizzazione, passaggi, movimento e difesa, e quindi per ogni skill da apprendere ruolo per ruolo vi ho anche messo tra parentesi quadre dove trovate quella particolare skill. Ad esempio, evitare di utilizzare il piede sbagliato è una skill generale, ve l'ho messa qui proprio perché è utile indipendentemente dal ruolo che si va a ricoprire. Ogni giocatore chiaramente ha un piede preferito, un piede più utilizzato. Quando c'è scritto piede destro, piede sinistro, potete cercare anche di provare a migliorare il piede sbagliato. Quando però c'è scritto solo piede destro, solo piede sinistro, è importante far sì che il giocatore non utilizzi il piede sbagliato, perché probabilmente potrebbe commettere degli errori. E il ruolo più delicato, se vogliamo, è proprio il portiere libero, che vi ho messo appunto tra parentesi invece quadre, per farvi capire che è molto importante dare subito questa skill ai portieri. Quindi se io adesso vado su Arons e vado su proponi caratteristiche, prendo un elemento dello staff che ritengo più adeguato e poi vado su allenamento tecnico, vedrò che proprio qui c'è scritto non toccare il pallone con il piede debole se possibile. Ora insegniamo questa skill chiaramente ad Arons e dopo qualche mese chiaramente la apprenderà. Ecco perché tra parentesi quadre vi ho lasciato appunto l'area di allenamento per cercare di facilitarvi la ricerca. Se vi ricordate però il video sul tutoraggio, vi dicevo già lì che alcune skill non possono essere insegnate tramite l'uso dei preparatori, ma si possono apprendere solo tramite il tutoraggio. Queste skill sono quelle che io vi ho segnalato in rosso. Chiedere l'istruzione ai tifosi, cercare di infastidire gli avversari e cacciare d'effetto non possono essere insegnate tramite i preparatori, ma solo tramite l'apprendimento con il tutoraggio. Attenzione a non confondere il calcio d'effetto, che è appunto scritto in rosso, con l'usare l'esterno del piede. Perché vi dico questo? Perché questo tipo di allenamento, usare l'esterno del piede, può essere appreso tramite l'area tecnica. Se io adesso vado su sempre il nostro Arons e proviamo ad insegnargli proprio il usare l'esterno del piede, che si trova nell'allenamento tecnico, vedete che la dicitura, la frase è questa: vorrei che insegnassi a Max Arons come calciare ad effetto con l'esterno del piede. Quel calciare ad effetto purtroppo è frutto di una traduzione sbagliata dall'inglese, perché potrebbe indurre le persone a pensare che il calciare ad effetto e il calciare con l'esterno del piede siano la stessa cosa. Non è così. Il calciare ad effetto significa semplicemente dare una parabola strana alla palla e diventa molto più difficile da intercettare da parte del portiere, mentre usare l'esterno del piede significa appunto usare la parte esterna del piede, toccare il pallone in maniera diversa rispetto magari a toccarla con l'interno, che invece il tiro piazzando la palla.
Un'altra cosa che bisogna sapere è che alcune skill ne escludono altre. Ad esempio, tirare con potenza esclude l'insegnamento del tira piazzando la palla. Quindi se un giocatore ha già il tiro con potenza, bisogna prima disinsegnargli quella skill e poi provare ad insegnargli il tiro piazzando la palla, se chiaramente piace di più il tiro piazzando la palla. Ma ne parleremo dopo di quali skill escludono altre skill, perché vi ho fatto chiaramente un elenco anche in quel caso lì. Un'altra skill che non dipende dal ruolo è il dribblare con il piede destro o il piede sinistro. Questa qui, mettere la palla sul piede destro o sinistro prima di dribblare, che è un altro allenamento che si trova nell'area tecnica. È chiaro che se un giocatore ha il piede forte col destro, cercherete di insegnargli a dribblare prima spostandosi la palla sul destro. Viceversa, se un giocatore è sinistro come piede più forte, cercherete di insegnargli il dribbling spostandosi prima la palla sul sinistro. Un'altra skill che non dipende dal ruolo è il temporeggio nei contrasti o entra deciso nei contrasti. È chiaro che queste sono skill soprattutto utili ai difensori e ai centrocampisti difensivi, però dipende anche da come avete stabilito di mettervi con la tattica. Se noi andiamo nel gioco un attimino, se noi andiamo in tattiche e poi andiamo in fase di non possesso, vedete che i contrasti possono essere azzardati, possono essere aggressivi o si può chiaramente non stabilire una di queste due scelte. Chiaramente se voi avete molti giocatori che fanno contrasti aggressivi, potreste chiaramente nella vostra tattica utilizzare anche il fai contrasti aggressivi. Viceversa, se avete i contrasti aggressivi ma non avete giocatori che sanno fare i contrasti aggressivi, chiaramente le due cose vanno in conflitto. Prove passaggi lunghi o prove passaggi corti e semplici sono chiaramente skill speculari, ma anche in questo caso non dipende tanto dal singolo ruolo, ma soprattutto dalla tattica che avete scelto. Se voi andate in tattica e poi andate in possesso, chiaramente potete scegliere lo stile dei passaggi. Se chiaramente utilizzate i passaggi corti, cercherete di insegnare la possibilità di passare corto ai calciatori. Se invece avete uno stile di passaggi chiaramente lunghi, cercherete di insegnare ai calciatori a provare i passaggi lunghi. Cercare di aumentare il gioco o fare gli 1-2 sono ulteriori skill che non dipendono tanto dal singolo ruolo, ma dipendono dalla tattica che avete scelto. Se noi andiamo un'altra volta in tattiche e andiamo chiaramente in fase di possesso, vedete che ci sta il ritmo di gioco. Se avete chiaramente un ritmo di gioco molto alto, è utile insegnare anche gli 1-2 ai calciatori. Mentre se utilizzate un ritmo di gioco molto basso, magari perché volete interpretare un po' il tiki-taka, è chiaro che ha senso cercare di addormentare il gioco per alcuni ruoli, ad esempio il regista arretrato, ma anche per il difensore centrale. Insomma, dipende anche questa volta dalla tattica che avete utilizzato o che intendete utilizzare. E passiamo invece alle skill specifiche ruolo per ruolo. Per il portiere vi consiglio di mettere subito usa le rimesse lunghe per far ripartire il contropiede. Chiaramente anche in questo caso però dipende un po' dalla tattica, perché se voi in transizione avete messo di passare velocemente il gioco e di mandarla lunga, chiaramente avrà più senso. Ritorniamo un'altra volta sullo schemino. Evitare di utilizzare il piede sbagliato, ne abbiamo già parlato. Parliamo di difensori centrali in generale. Ora, marcare in maniera asfissiante è una cosa che vi consiglio sempre per i difensori centrali. Entra deciso nei contrasti, ne abbiamo già parlato, dipende anche da come avete interpretato i tackle. Sta sempre in difesa, perché il difensore centrale tendenzialmente è un difensore che non va avanti, a differenza del difensore centrale che imposta. Il difensore centrale che imposta teoricamente è un giocatore più tecnico che un giocatore fisico, quindi tendenzialmente è un giocatore che ama più temporeggiare nei contrasti. Però se voi avete un giocatore che alla struttura fisica per entrare in maniera aggressiva, potete insegnargli anche quello. Però tendenzialmente un difensore che imposta usa il temporeggio nei contrasti. Dopodiché cerca di aumentare il gioco, ma se avete utilizzato un ritmo chiaramente basso, se no chiaramente questa cosa lasciatela perdere. Esce palla al piede della difesa. Beh, questo è tipico di un difensore centrale che imposta, ovvero andare in avanti con il pallone. Chiaramente potete anche insegnargli i propri passaggi lunghi, ma ne abbiamo già parlato di questa skill. Terzini fluidificanti ed esterni invertiti ed esterni completi, per quanto mi riguarda, dovrebbero tutti imparare lo spara fucilate se chiaramente utilizzate le rimesse lunghe. Ora, sulle rimesse lunghe ci sta sempre questa leggenda che rompano il gioco. Era una cosa che funzionava soprattutto fino a gennaio-febbraio dell'anno scorso su FM19, poi è stata risolta in realtà dagli sviluppatori, però esiste ancora questa leggenda. Se non volete utilizzare le rimesse laterali, lasciate perdere, però se utilizzate le rimesse chiaramente lunghe, insegnate questa skill che è utilissima, insegnatela chiaramente ai terzini, perché tendenzialmente le rimesse laterali vanno fatte battere ai terzini e non ai difensori centrali o ai centrocampisti. Giocare sulle fasce, attenzione, questa è una skill che serve soprattutto se voi volete mantenere largo il giocatore sulla fascia. Se invece volete chiaramente utilizzare il terzino per andare in avanti o per tagliare verso il centro, chiaramente non è utile questa skill.
cross anticipati. Se utilizzate un terzino che non si spinge troppo in avanti, ma che fa i cross da lontano, questa skill è utilissima. La trovate chiaramente nel settore dei passaggi. Cercare il passaggio più della conclusione personale. Il terzino di base non è un giocatore che si spinge in avanti, ma è a meno che non è il terzino d'attacco, ma è un giocatore che chiaramente tende più a passare il pallone, a differenza del fluidificante e dell'esterno completo, che sono giocatori molto più offensivi. Dribblare lungo la fascia sinistra o sulla destra in maniera regolare. Chiaramente questo serve a tutti quei giocatori che hanno un'elevata tecnica e un elevato dribbling e possono appunto saltare l'uomo. Fai 1-2, se utilizzate un ritmo veloce, è utilissima. Vai avanti appena possibile. Chiaramente il fluidificante e l'esterno completo di norma sono giocatori che si spingono in avanti. Però è chiaro che se nella tattica, e ritorniamo al gioco, voi avete stabilito che il vostro terzino fluidificante non debba andare avanti appena possibile, perché appunto avete un terzino magari fluidificante di difesa, non gliela insegnate. Dipende sempre chiaramente anche da come utilizzate i giocatori nelle vostre tattiche. Mi raccomando, ragionateci sempre su. Si allunga per superare l'avversario, significa che il giocatore butta la palla in avanti, salta l'uomo e va avanti. È chiaro che questa skill ha senso nei momenti in cui il vostro giocatore sulla fascia è un giocatore con grande accelerazione e grande velocità. Tiro dalla distanza e tiro con potenza. Queste sono tipologie di tiro che sono opzionali. Voi sapete che in questo gioco i terzini fluidificanti, gli esterni completi sono rotti perché fanno molto più di quello che dovrebbero fare, e insegnare la possibilità di questi giocatori di tirare da lontano potrebbe essere utilissimo per fare qualche gol in più. L'esterno invertito, a differenza degli altri giocatori sulla fascia in difesa, è un giocatore che va a tagliare verso il centro del campo, è un giocatore che quindi si accentra ed è per questo che deve tagliare dentro da entrambi i lati quando si ripresenta l'occasione, se sa giocare il pallone con entrambi i piedi, o a quel punto tagliare dentro dal lato sinistro o destro se chiaramente è più abile a giocare su una fascia piuttosto che in un'altra. Regista arretrato e regista sono due ruoli molto simili. Diciamo che il regista arretrato in più deve anche avere qualche caratteristica difensiva, tipo il marcatura, mentre il regista è più un giocatore che di solito viene schermato, viene protetto da dei giocatori un po' più difensivi e ha la possibilità poi lui di lanciare i vari giocatori. Però sono ruoli molto simili e queste skill sono utili ad entrambi. Ama cambiare gioco da una fascia all'altra, si spiega da solo, non sto qui a decifrarlo. Prova spesso i passaggi decisivi, beh ovvio è un regista, dette tempi è un regista. Prova i passaggi lunghi, chiaramente in questo caso se sfruttate i passaggi lunghi, se no questa skill non ha senso. Esce palla al piede dalla difesa, beh è ovvio, è tipico di un regista arretrato soprattutto. Anche per il centromediano metodista può essere utile. Cerca di addormentare il gioco, chiaramente questo solamente se utilizzate un ritmo lento, altrimenti potrebbe essere deleterio. Incontrista, fa passaggi corti e semplici perché l'incontrista è un calciatore che ruba il pallone e poi chiaramente la passa a qualcun altro, è un giocatore che tendenzialmente non è tecnico, per cui deve imparare a passarla subito e a passarla velocemente con passaggi appunto corti. Entra deciso nei contrasti, è una sorta di difensore aggiunto tra virgolette, un centrocampista difensivo, quindi deve essere deciso. Cerca il passaggio più della conclusione personale perché ovviamente non dovrebbe teoricamente essere bravo a tirare, quindi è più utile fargli passare subito la palla. Marca in maniera asfissiante l'avversario perché chiaramente è un difensore, abbiamo detto, aggiunto, quindi deve anche saper marcare in maniera asfissiante, deve infastidire il giocatore. Centrocampista di qualità e mezzala sono ruoli simili, entrambi possono andare al tiro, entrambi si muovono tanto. La differenza è che chiaramente il CCQ predilige la parte centrale del campo, mentre la mezzala si può spostare anche lateralmente, ma soprattutto la mezzala ha meno compiti difensivi e va più volte alla conclusione. Però, ripeto, sono ruoli molto simili ed è per questo che li ho accorpati. Tirare dalla distanza e tirare con potenza, più che tirare di precisione con il piazzare la palla. Perché? Perché chiaramente è più facile che tirano da lontano. Il tiro piazzando la palla è un tiro lento ma preciso, quindi più è distante è meno efficace, ed è per questo che secondo me è più utile insegnare il tirare dalla distanza e con potenza, soprattutto se li abbinate ottenete qualcosa di esplosivo. Va avanti appena possibile, ovviamente entrambi questi calciatori si muovono in avanti. Dribblare per vie centrali, soprattutto il CCQ, messo tra parentesi perché il CCQ si muove solo per vie centrali. Fai 1-2, questo serve per velocizzare il gioco, sia il CCQ che la mezzala, essendo giocatori di movimento, di per sé sono molto utili per cercare di aumentare il ritmo della squadra. Corre palla al piede, anche perché sono giocatori che appunto fanno belle distanze e amano proprio ripartire in maniera esplosiva, e questa è una skill utilissima per entrambi. Il regista avanzato e il rifinitore sono simili, ma il rifinitore è chiaramente un giocatore che si occupa più della fase offensiva e un po' meno chiaramente di andare a recuperare il pallone da dietro, però queste skill sono un po' utili per entrambi. Prova finta e mossa sorpresa per superare l'avversario, sono entrambi giocatori molto tecnici e questa è una cosa che va bene per entrambi. Ama giocare con la palla a tre piedi, tutti e due perché sono giocatori tecnici. Dribblare per vie centrali, significa che il calciatore parte palla al piede e dribbla. È chiaro che se voi avete stabilito per il regista avanzato l'istruzione di tenere la posizione non ha più senso. Se voi andate sul gioco
e andate su ruolo e selezionate regista avanzato, potete dare chiaramente l'istruzione di tenere posizione. Se avete dato l'istruzione di tenere posizione nella vostra tattica, non ha senso che gli insegnate di dribblare per vie centrali, perché il dribblare per vie centrali richiede di andare avanti appena possibile. Tirare piazzando la palla per due motivi. Uno, chiaramente avete a che fare con giocatori molto tecnici, il tirare piazzando la palla ha la necessità di avere una tecnica che sia il più vicino possibile al 15 come valore, e soprattutto perché sono giocatori molto più vicini alla porta rispetto, abbiamo visto, alla CCQ e alla mezzala, quindi possono avere la possibilità con un tiro piazzato di avere più fortuna, perché, ripeto, più sono lontani e più il tiro piazzato è meno efficace. Torna a prendere il pallone, questo è più utile per il regista piuttosto che per il rifinitore, perché il regista scala a centrocampo, il rifinitore tende a stare più davanti e a rifinire chiaramente l'azione offensiva per le punte. Dette tempi e prova spesso il passaggio decisivo. Entrambi queste skill che si trovano nell'allenamento dei passaggi sono utilissime chiaramente a tutti i palleggiatori in generale. Cerca invece il passaggio più della conclusione personale, che ho scritto con due L, serve soprattutto se avete la volontà di utilizzare questi ruoli, soprattutto per costruire il gioco. È chiaro che se voi gli avete dato come impostazione a questi giocatori di tirare appena possibile, non ha senso la skill cerca il passaggio più della conclusione. Attaccanti di sostegno, trequartista e centrocampista offensivo sono tre ruoli diversi rispetto al regista avanzato e al rifinitore, perché sono più giocatori di movimento, sono giocatori sì tecnici, ma sono giocatori che vanno alla conclusione più spesso rispetto agli altri due ruoli, e sono giocatori che tendono a correre con la palla tra i piedi piuttosto che invece ragionare su e vedere a chi passarla. Per questo entra nell'area avversaria, corre palla al piede, allunga il pallone per superare l'avversario e va avanti appena possibile. L'ala è diversa dall'attaccante esterno e dall'ala invertita, perché l'ala sta sulla fascia e fa chiaramente un movimento verticale, va fino in fondo e tendenzialmente mette un cross al centro per gli attaccanti. Perciò le skill più importanti sono: gioca sulle fasce, si muove negli spazi, chiaramente se utilizzate soprattutto nella tattica questa istruzione qui, andando in possesso, giocare la palla negli spazi, ha ancora più senso insegnare questa skill a questi calciatori. Ritorniamo allo schemino. Dribblare lungo la fascia sinistra o destra regolarmente, chiaramente se sta sulla fascia destra o sulla fascia sinistra la vostra ala. Attaccante esterno, ala invertita, chiaramente sono ruoli diversi rispetto all'ala, perché vanno a tagliare verso il centro, non restano larghi sulla fascia, per cui ha molto senso che si muove negli spazi se avete messo chiaramente l'istruzione che vi ho fatto vedere prima nella fase di possesso, e poi prova fin del mossa sorpresa per superare l'avversario, perché a differenza dell'ala sono giocatori molto più tecnici e quindi ha senso provare a saltare l'uomo, proprio perché loro accentrandosi vanno a seminare il panico e soprattutto corrono molto palla al piede. Si accentra dalla fascia destra, sinistra, palla al piede. Ve l'ho già detto, il movimento è proprio quello a tagliare, quindi ha molto senso. Potete anche decidere di tagliare all'interno di entrambe le ali, ma in questo caso, a differenza di questo caso qui, dovete avere a che fare con giocatori o ambidestri o con giocatori che hanno la possibilità di giocare comunque il pallone non solo col destro ma anche col sinistro o viceversa. Insomma, è importante che il giocatore non abbia il piede solo destro o solo sinistro, altrimenti questa istruzione qui non funziona ed è meglio questa di sopra. Si allunga per superare l'avversario. Questa è chiaramente un'istruzione utilissima per questi giocatori, perché sono proprio esplosivi e tendono a saltare e dribblare continuamente. Entra nell'area avversaria, beh, ovviamente più l'attaccante esterno dell'ala invertita è un giocatore che va a dribblare l'uomo, ma poi anziché andare a passare cerca proprio lo spiraglio per andare al tiro o per entrare proprio dentro l'area, e questa skill è utilissima. Il centravanti rispetto a tutti gli altri attaccanti è un giocatore molto simile all'attaccante esterno, perché ama soprattutto giocare il pallone tra i piedi, ama scattare in profondità, ama partire palla al piede e dribblare l'avversario. Quindi ho selezionato prova fin del mossa sorpresa per superare l'avversario, corre spesso con la palla al piede, gioca sul filo del fuorigioco, non ha bisogno di essere spiegato, si allunga il pallone per superare l'avversario, tenta i tiri di prima, si muove negli spazi, tiro piazzando la palla. Perché ho selezionato il tira di prima e il tiro piazzando la palla? Il centravanti tendenzialmente è un giocatore molto tecnico, quindi più che tirare di potenza ha senso insegnargli il tiro piazzando la palla, ma soprattutto il centravanti rispetto ad altri attaccanti è un giocatore che, attaccando la profondità, si avvicina più di altri alla porta. Falso 9. Il falso 9 è molto simile al trequartista, al regista avanzato, perché è un attaccante sui generis, è più un centrocampista offensivo che gioca più avanti e tende a scalare però indietro. Per cui, essendo molto tecnico, tiro piazzando la palla, usa l'esterno del piede, che non serve solo per tirare, ma serve anche per servire i compagni. Prova fin del mossa sorpresa per superare l'avversario perché è tecnico, fa 1-2 perché è molto utile il falso 9 per velocizzare il ritmo di gioco, ama giocare con la palla tra i piedi, torna a prendere il pallone proprio perché, io vi dicevo, il falso 9 scala a centrocampo, si riprende il pallone e va in avanti. Punta completa, anche qui come col centravanti e col falso 9 abbiamo a che fare con un calciatore molto tecnico, però è un calciatore che non attacca la profondità come il centravanti e non è un giocatore che scala come il falso 9, per cui è meglio il fai 1-2 per dialogare con i suoi compagni, tentare tiri di prima, tiro piazzando la palla perché è un giocatore tecnico.
L'attaccante che pressa sfrutta benissimo il cerca di infastidire gli avversari, però come vedete qui non ho messo nulla tra parentesi quadre perché vi dicevo è una skill che non si può apprendere tramite preparatori. Si muove negli spazi e gioca sul filo del fuorigioco. L'uomo d'area è un giocatore alla Pippo Inzaghi, quindi un giocatore che fa pochi metri ma si deve saper muovere senza palla, per cui gioca sul filo del fuorigioco, si muove negli spazi e tende tiri di prima. Il fulcro di gioco è un calciatore che fa salire la squadra, ma a differenza del falso 9 non lo fa in maniera tecnica ma sfruttando più il fisico, quindi deve imparare a giocare spalle alla porta, tornare a prendere il pallone e tentare i tiri di prima. La seconda punta è simile al falso 9, è un giocatore di supporto, sfrutta la sua tecnica per dialogare con i suoi compagni, ma a differenza della punta completa, più che andare alla conclusione, è un giocatore che prova i passaggi, per questo tiro piazzando la palla, torna a prendere il pallone, cerca il passaggio più della conclusione personale, ama giocare con la palla a tre piedi, fa gli 1-2 per velocizzare appunto il ritmo, prova spesso il passaggio decisivo. Come avevo detto in precedenza, il possesso di alcune skill però preclude l'insegnamento di altre, ecco i casi più importanti. I passaggi corti chiaramente escludono i passaggi lunghi, ma anche il cambio di gioco e prova spesso il passaggio decisivo, quindi pensateci bene prima di insegnare questa skill. Il tiro dalla distanza esclude il cercare il passaggio più della conclusione personale, il tiro piazzando la palla esclude il tiro con potenza come avevo già detto, giocare spalla alla porta esclude giocare sul filo del fuorigioco, quindi il fulcro di gioco tendenzialmente non deve imparare appunto a giocare sul filo del fuorigioco. Giocare sul filo del fuorigioco però esclude non solo il giocare spalle alla porta, ma anche il tornare a prendere il pallone. Dopodiché torna a prendere il pallone, esclude il gioco sul filo del fuorigioco, ma anche il vai avanti appena possibile. Il cercare il passaggio più della conclusione personale esclude i tiri da lontano e i tiri di prima. Evitare di usare il piede sbagliato esclude il tagliare all'interno di entrambe le ali. Temporeggia nei contrasti, esclude il lenta deciso nei contrasti. Gioca sulle fasce, esclude entra nell'area avversaria, perché chiaramente giocare sulle fasce implica lo stare larghi appunto sulla fascia, quindi automaticamente non puoi entrare dentro l'area di rigore. Il vai avanti appena possibile esclude lo sta sempre in difesa e torna a prendere il pallone. Lo sta sempre in difesa è tipico di giocatori che sono difensivi, quindi non avrebbe senso che questi giocatori avessero appunto il vai avanti appena possibile. Il video sugli allenamenti individuali termina qui, spero che questo approfondimento vi sia servito di aiuto per personalizzare il più possibile i vostri calciatori. Come avete notato è importante però avere in mente sia la tattica sia il ruolo del giocatore, sia capire dove può giocare meglio, ma soprattutto avere giocatori giovani, perché i giocatori giovani chiaramente possono essere modificati più facilmente. Buon salvo a tutti, al prossimo video su Football Manager 2020.